Saranno Cenoni all'insegna della tradizione quelli a cui si stanno preparando gli italiani. 7 su 10 aspetteranno a casa rintocco della mezzanotte per brindare al 2017. Un brindisi che, secondo una previsione del Centro Studi Conf Cooperative, vedrà protagoniste le bollicine italiane per queste festività, con oltre 60 milioni di bottiglie di spumante e prosecco made in Italy, pari al 6% in più rispetto allo scorso anno. Ma tra concerti, spettacoli e cene fra amici, dove trascorreranno il Capodanno i fanesi? Domani sera noi saremo a casa. Sì, sì, con amici, quindi un po' per motivi di economici, ma anche, sai, con i bimbi. Si fa difficoltà, però insomma si sta sempre tutti insieme. È la soluzione ideale. Posso chiedervi dove passerete il Capodanno? Casa, casa. Ha già preparato da mangiare? No, devo preparare le lenticchie, tutto. Tutto? Tutto. Farà tutto domani? Tutto domani, adesso oggi giro, faccio le compere. Sì. Lavorerò, sì sì, farò la cameriera in un veglione. Quindi questo giro insomma dovrà brindare, però insomma stando dalla parte di chi ovviamente lavora. Mi divento lo stesso comunque, sì sì, mi diverto quando lavoro nel settore della ristorazione, dai, ci sta con la gente, è piacevole. Buon anno! Se il Natale, come recita un antico proverbio, è una festa da trascorrere in famiglia, San Silvestro è al contrario un'occasione in più per abbandonare la routine quotidiana e visitare altre località. Spesso infatti in molti decidono di celebrare il nuovo anno in una città della penisola o in una delle tante capitali europee. Quest'anno saranno circa 7 milioni gli italiani che dormiranno almeno una notte fuori casa. Tra coloro che partiranno per una vacanza, l'83% resterà in Italia, mentre il 17% andrà all'estero, nonostante continua a rimanere alta l'allerta terrorismo. Tanti altri invece preferiscono attendere nella propria città l'arrivo del 2017. 31 in famiglia perché il primo si parte per Cuba. Però quest'anno Cuba. Cuba. Una meta anche molto scelta quest'anno. Sì, sì. Ho saputo e ci andiamo anche noi al mare, al caldo. Sempre in famiglia. Sì, in famiglia e con amici. Ma restiamo a Fano, siamo troppo affezionati a questa città. E poi mi sa che in giro c'è un gran casino. Se riesco a convincere Paolo andremo in piazza con la bottiglia. Ecco Paolo, che ne pensa? Conferma? Confermo, perché anch'io resterò in casa prima e poi voglio venire a vedere il passaggio dell'anno in piazza. E con la famiglia, i nipotini e... insomma, come si faceva una volta. In modo tradizionale. Sì, sì, in modo tradizionale. Ci brindiamo e dopo passiamo un po' di tempo in famiglia, giocando a carte, chiacchiere solite. Attendendo l'arrivo dell'anno. Sì, 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 speriamo che sia un buon anno. Quindi rimarrà a casa. Sì, sì, sì. A casa degli amici, un giretto e basta, ecco fai il Capodanno. Uno, due, tre. Buon anno!